SIGEP 2023 continua, ci troviamo nella stazione operativa della Brita Italia, la società di depurazione e filtrazione dell'acqua, oggi molto ben rappresentata da Enrico Metti, il responsabile vendite Italia. Enrico, bentornato. Ben ritrovato Fabio. È stato davvero un gran piacere rivederti dopo lungo tempo. Noi ci siamo visti l'ultima volta a OS 2021 e ci rivedremo ad OS 2023 con grandissime novità che non possiamo ancora preannunciare. Perché siete qui al SIGEP 2023? Siamo al SIGEP 2023 in veste di sponsor ufficiali delle competizioni baristi, in particolare di tre competizioni che sono quelle: il campionato Brewers, il campionato Roasting e la competizione Cup Tasters. Tre competizioni cui siamo particolarmente affezionati, che sosteniamo da anni, proprio perché sono quelle nelle quali ritengo che l'importanza dell'acqua come elemento, come ingrediente fondamentale della ricetta sia assolutamente esaltata, e quindi siamo qui presenti per fornire a tutti i concorrenti acque opportunamente trattate in funzione delle loro esigenze di preparazione e di estrazione. Voi nel corso dell'anno organizzerete qualcosa, mi dicevi è ancora tutto top secret, e noi ne daremo notizia attraverso orecanews.it e vendingnews.it, le due testate di informazione giornalistica dedicate all'oreca e alla distribuzione automatica. Ma non puoi nemmeno farci un piccolo accenno per anticipare qualcosa? Sei un po' birichino Fabio, no, non posso spoilerare. Posso soltanto dire che sono in arrivo importantissime novità per quanto riguarda il mondo Brita, sia nell'ambito dei prodotti per l'utilizzo domestico, sia in ambito professionale, e a breve su questo canale avrete tutte le informazioni del caso. Bene, allora dai, siamo riusciti a portare a casa qualcosa, qualche informazione in più rispetto a quante non ne avessimo 5 minuti fa prima dell'intervista. Enrico, grazie come al solito per la tua collaborazione. Grazie a te come al solito per la tua visita, è sempre un piacere rivederti, e grazie agli ascoltatori.